Allora, volevo che intanto, anche se c'è un po' il sole, iniziassi a raccontarmi un po' com'è nato Avanzi, MakerCube. Allora, Avanzi è una società di consulenza che è nata nel 1997 e opera Vecchio. quindi da circa 15 anni sui temi di innovazione sociale e innovazione per la sostenibilità e responsabilità sociale di impresa. Storicamente ha sempre avuto dei clienti corporate sul lato di responsabilità sociale dell'impresa e dei clienti pubblici per lo sviluppo di politiche. A un certo punto della nostra storia, abbiamo deciso che, non ci bastava più lavorare solo con grandi organizzazioni, ma volevamo, cominciare a ragionare attorno, al tema dell'impresa sociale e quindi sulle start-up di impresa sociale per favorire la nascita di organizzazioni che avessero come finalità principale quella di risolvere una problematica sociale e ambientale e quindi non dover lavorare sul minimizzare gli impatti negativi di qualcuno già esistente o già grosso, ma favorire lo sviluppo dei soggetti che invece creassero valore sociale e Pianiera. ambientale. Era 2010-2011. Quindi quando abbiamo capito questa cosa, da un lato ci siamo messi a cercare un posto nuovo dove poter, far crescere questo progetto e quindi abbiamo cambiato ufficio. Eravamo sempre qui in zona Piola Politecnico, però poi abbiamo incontrato questo spazio e abbiamo iniziato ad allestirlo come un posto che potesse essere utile per ospitare, insomma, dinamiche di collaborazione di questo genere. E avete investito di tasca vostra, cioè di tasca vostra, con i guadagni della società? O Insomma, siete riusciti sostanzialmente. ad avere dei No, finanziamenti? no, 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 diciamo Avanzi è una Ah, SRL ok. e non abbiamo mai avuto, insomma, sostegno pubblico per fare queste cose, ma in realtà un modello di business sul lato co-working è abbastanza facile. Cioè, quindi, posto che c'è una domanda di persone interessate a fare questa cosa, noi per esempio appunto il subaffitto ad altre persone è pensato per avere una rete di soggetti con cui collaborare e non per farci del business solo, perché i margini di guadagno sull'attività di co-working Bassissimo. sono ridicoli. Cioè ridicoli, insomma, è una cosa che non si fa per una dimensione economica, ma per rendere più competitivo e più attrattivo un sistema di soggetti. Per cui quello che abbiamo fatto all'inizio è stato attrarre competenze anche diverse dalle nostre, per creare una certa variabilità qui nel sistema locale e poi progressivamente invece portare dentro soggetti che sono più simili a noi o lavorano su tematiche, insomma, di frontiera come noi. Accanto a questo poi è nata l'idea di fare un'attività vera e propria di incubazione di start-up e per cui è nata MakerCube, che è l'incubatore di riferimento di Avanzi per quanto riguarda le imprese ad alto valore ambientale e sociale. Quindi adesso Avanzi non è più una società di consulenza, No, rimane. Avanzi è una società di consulenza e continua a fare la sua Adesso, attività sulle caratteristica aziende tradizionali, sulle diciamo. aziende tradizionali e con gli enti pubblici e facendo attività di ricerca per la Commissione europea. E accanto a questo, cioè sempre in Avanzi si è sviluppata la parte di gestione di questo spazio di collaborazione e poi è nato invece l'incubatore. Ok. Per cui le due cose coesistono e in realtà ci sono anche delle parecchie sinergie, perché poi quando parli con le imprese di innovazione aperta glielo fai anche vedere e capiscono che tipo di soggetti potrebbero sostenere o con che tipo di soggetti potrebbero collaborare in futuro. Che tipo di aziende state incubando? Allora, diciamo che la platea dei soggetti con cui stiamo lavorando è molto varia. E, oltre a Impossible Living, che si occupano di capire come riutilizzare il parco degli edifici abbandonati, stiamo lavorando con OncoBici, che sono appunto questa startup che si occupa di mettere in piedi un bike sharing peer-to-peer. E poi con una società in Trentino che si chiama Extensa, che aveva vinto l'anno prima il concorso Make a Change, che è organizzato dall'associazione Make a Change, che con Avanzi ha creato MakerCube, e loro si occupano di sviluppare un software che permetta di comandare il computer con gli occhi per chi ha dei problemi, insomma, motori ed è impossibilitato a comunicare con il mondo esterno. E poi c'è Industria Scenica, che invece è una cooperativa teatrale,
che si occupa, che si cerca di capire come portare l'arte in luoghi dove non arriva e quindi avere un impatto sociale migliore. E poi adesso ci sono i 10 progetti di Changemakers for Expo, che sono appunto 10 startup che sono state selezionate in base al loro potenziale di impatto sociale e ambientale. Poi insomma ci sono tutta una serie di altri progetti che... E se io dovessi, per il mio collaboriamo, faccio un esempio, voler venire da voi, posso o non posso, cosa devo fare? Io come un'altra startup, sì, ovviamente. Sì, no, dipende, come dire... Per quanto riguarda lo spazio di coworking, posto che abbiamo disponibilità di spazio, appunto valutiamo l'interesse reciproco e le sinergie che si possono creare e si discute di poter stare, cioè, di poter vivere nello stesso spazio lavorativo. E diciamo che i prezzi girano, cioè, come una postazione costa meno di 3.000 euro all'anno, compresi tutti i servizi che sono collegati, l'utilizzo degli spazi comuni e la connessione internet, per cui si tratta di un prezzo relativamente accessibile per chi inizia, mentre per la parte incubazione insomma c'è una fase di screening per capire, valutare la bontà del progetto e poi noi diciamo offriamo, a seconda del tuo stadio di avanzamento, diversi percorsi da poter fare. Quindi ha dei weekend di formazione, di lavoro insieme, molto base per cominciare invece ad affinare l'idea, a un percorso di incubazione strutturata che parte dalla definizione della value proposition, business model, pianificazione finanziaria, fino all'attività commerciale e alla realizzazione di partnership e insomma la costituzione vera e propria dell'impresa e il suo lancio. E quanto costerebbe? Quello dipende dal tipo di attività che bisogna fare, si parte da cose che stanno anche sotto i 5.000 euro fino a percorsi più complessi, appunto dipende dalle attività che si presuppone di fare insieme, quello che facciamo noi e quello che invece fa lo startup, che è sempre il protagonista del lavoro. E poi ci sono diverse forme di remunerazione che abbiamo immaginato, per cui uno, cioè, chi è dotato di risorse, che sono pochi tendenzialmente per definizione, può pagare tendenzialmente subito a fronte di una fattura, se no si stabiliscono delle success fee in un tempo X dilazionato, o se no si cercano insieme delle fonti di finanziamento per fare questo piccolo, cioè questi primi impassi insieme, o come forma residuale entriamo in capitale, cioè prendiamo quote di capitale in cambio del nostro lavoro. Ok. E dal tuo osservatorio, quali sono le caratteristiche, diciamo, degli startup che tu hai visto, quali sono le difficoltà principali? La difficoltà principale che tutti ti rappresentano quando parli con chi fa startup è sostanzialmente quella del soldi e ricerca di capitale, ma cioè, in realtà, poi andando a approfondire la questione, questa non è la cosa principale, perché diciamo che fino a un certo grado di... Cioè, è ragionevole dire che i soldi di solito non arrivano perché non si hanno abbastanza le idee chiare su quello che si vuole fare, per cui occorre prima fare un lavoro abbastanza importante di concettualizzazione su quello che uno si immagina di fare, come uno si immagina di crescere, poi a valle di questo si può parlare di investimento con tutta una serie di soggetti. Detto questo, è anche vero che in Italia non c'è un mercato di capitali di investimento così florido come in altre parti, soprattutto anche per progetti che hanno una natura ambientale o sociale un po' più marcata, che hanno delle logiche di investimento diverse e per cui insomma bisogna lavorare per far crescere questo ecosistema. Ci sono delle caratteristiche comuni tra questi start-up che tu riesci a ritrovare? Sì, diciamo che tutti hanno una grossa capacità di leggere dei bisogni emergenti all'interno della società e una volontà di andare a trovare una risposta. La novità è che sono tutte persone che si immaginano di farlo come lavoro attraverso un'impresa, che non è proprio comune qui per il sistema italiano, per come siamo abituati a pensare, con una distinzione tra profit e non profit. Per cui ovviamente si tratta di persone tendenzialmente giovani, appassionate di tecnologia
e con una spiccata propensione ad interessarsi di quello che succede nel mondo che li circonda. Ultima domanda, hai dei suggerimenti da dare a uno startup? Beh, la cosa principale, che insomma, il suggerimento principale è quello di il prima possibile testare le proprie soluzioni con dei soggetti esterni, perché tante volte ci si rinchiude nelle proprie quattro mura pensando che il proprio progetto sia perfetto o non parlandone all'esterno fin quando non è perfetto, ma la variabile principale è testare i propri prodotti e servizi su delle community che non siano, diciamo, cammellate e quindi che utenti che hanno bisogno davvero di quella cosa e vedere se funziona. Poi fatto quello è molto più facile andare anche a interloquire con dei soggetti esterni o degli investitori, perché si parla di cose reali e non di progetti sulla carta. Ok, grazie.